Perfetto, bene. Ecco, lei mi dà delle risposte supplementari, quelle che serve per fare... Allora. Sì. In primo piano i risultati delle elezioni in Trentino Alto Adige, i dati più significativi per l'affermazione dell'ADC, il numero... è là. Ma no, oh. Alzati, no, si stava facendo troppo la sera, alzatela un po'. Ma stai un pochettino storto, perché se no giri solo la testa, invece di girare un po' il corpo, se no sei troppo storto. Va bene così? No, così va bene. Così va bene. Stai un pochettino più verso la tua destra. Così va bene? Sì, ma stai un pochettino più tua destra. No, no, sposti con la sera un po' più a destra, ok? Ecco, stai un po' appoggiato di storto. Va bene così? Ciao, to buttami questa, to. Va bene così o no? Va bene così o no? Sì, ok. Eh? E così dammi campo corto? Perfetto. La lotta politica aperta in Polonia dopo l'annuncio del ritiro della candidatura di Jaruzelski a Presidente della Repubblica, Lech Wałęsa, è oggi sceso in campo personalmente per appoggiare la candidatura del Ministro dell'Interno, Kiziak. Lech Wałęsa, no? Lech Wałęsa. Wałęsa, no? Lech Wałęsa. Lech! Lech! Wałęsa, Wałęsa. Canda l'ostia! Ho detto Wałęsa. Tu non sopportalo. Chi va bene con la scuola della 2, dai? Va bene? Lech Wałęsa. Possiamo andare, pronti? E adesso, aspetta che mi metto così, così e così. Fermate una, da là. Bon, fammi il campo lungo. Magnifico. Ostia che bello. Spostati un pochino più a destra che sono sul corpo. Si è spostato con la destra, dai. Fuori. Vai così. Là, fermo, dai, possiamo partiti, molto bene. Poi passi sulla 1 in campo corto. No, troppo. Ah, buonasera, sono così, buonasera, e poi passiamo di qua, perfetto. Devi stare dritto con le spalle sulla camera 1, quella davanti, e girare sulla testa. Sulla eccola là, e sono così, no? Aspetta, così. Aspetta un attimo, così, gira, così. Perfetto. Va bene? Boh, perfetto. Chissà che non mi incazza, Possiamo andare? Possiamo andare. Buonasera. Iniziamo questa edizione del telegiornale con le notizie dall'estero. È ormai vera e propria guerra civile tra armeni e azeri nella regione sovietica dell'Azerbaigian. Partiamo sul 2 e poi andiamo su 1.